Vecchiano, l'ignora Vesino, va in mezzo, ma non alza a sufficienza il pallone, che torna però sui piedi di Vesino, glielo strappa Çalhanoğlu, ma solo per un attimo. Perisic va al cross, pallone interessante sul secondo palo, la spunta a rete, il vantaggio dell'Inter, tocco vincente, è di Vesino, 1-0 al terzo minuto. Brozovic, il pallone che arriva a Piontek, Paquetà, può liberare il Sisso, Paquetà, parte il tiro, Handanovic, e poi Skriniar in anticipo su Piontek. Lascia sfilare Politano, rimessa in zona d'attacco per l'Inter, subito con le mani il pallone per D'Ambrosio in area di rigore, D'Ambrosio, palla in mezzo, colpo di testa di Vesino, palla che resta lì, poi riesce a allontanare la difesa del Milan in qualche modo. Altro cross, Pacheco commette fuori, Gagliardini insiste all'Inter, palla in verticale per D'Ambrosio. Rimane col baricentro alto del Milan, palla in verticale per Piontek che la gira. Calabria, posizione di cross, mette in mezzo a cercare Paquetà che stacca, Paquetà, palla non distante dalla porta di Handanovic. Battuto corto l'angolo, pallone di ritorno per Politano, il cross morbido di Politano, il colpo di testa, rete, ha raddoppiato l'Inter e il colpo di testa vincente di De Vrij, 2-0. Parte Çalhanoğlu verso Bakayoko, rete, ha accorciato il Milan, Bakayoko. Lo va a chiudere Calabria, Politano sempre il pallone incollato a Sisso, Politano zona tiro, Politano si accentra, va giù, scivola anche Guida, c'è fallo su Politano, calcio di rigore. Il 22esimo della ripresa, 2-1 per l'Inter, che ha la possibilità di riportarsi a più due. Fisca l'arbitro, parte Martinez, il destro, rete, Martinez, il toro, 3-1.
sale Calabria, gli fa spazio Castiego che prende posizione all'interno dell'area di rigore. La sterzata di Calabria manda a vuoto Politano. Calabria va al cross, palla in aria, sarà calcio d'angolo per il Milan. Non si arrende la squadra di Gattuso. Quinto angolo per il Milan, 4 battuti dall'Inter. Milan sotto di 2 gol, 3-1 per l'Inter. Suso, mucchio in aria, parte il suo tiro cross, si salva Danovic, ma è sotto porta, è il gol di Musacchio. Accorcia di nuovo il Milan. Ha battuto l'angolo, Çalhanoğlu può andare alla cross, una deviazione, il tacco tentato da Piontek e la palla che termina fuori, non di molto. Martinez, palleggio elegante, forse inutile, ma nel secondo caso utile a conquistare, calcio di punizione, rosso diretto per Conti, espulso Conti, Milan 10. Rosso, ma è giallo. È più giusto, secondo me è più giusto. Giallo per Conti e il Milan rimane in 11. Bakayoko, Conti, Suso, Guizzo su Perisic. Si coordina Suso per il cross, palla sul secondo palo, Castiglieco, Andanovic salva. Messo fuori da Ranocchia, ancora il Milan che insiste, altro cross, palla nella zona di Suso, buono il controllo di Suso, mucchio in aria, parte il traversone, Gagliardini, intervento sporco ma efficace, messa in zona d'attacco per il Milan, 95-18, si giocherà almeno fino al 96-30, Suso, prova a inventare, va sul destro, Suso, parte il cross, palla sul primo palo, il tiro sulla linea, salvato e poi vale il calcio d'angolo. D'Ambrosio.